La lustrazione in realtà consiste nella fuoriuscita di un capo articolare dalla sua sede naturale. Ciò comporta poi la perdita del movimento in seguito alla perdita appunto dei rapporti articolari, quindi proprio un blocco del movimento normale. Per quanto riguarda la spalla, bisogna precisare che è l'articolazione più mobile del corpo umano e questa sua mobilità naturale fa sì che possa essere soggetta a queste lussazioni più delle altre articolazioni. Nel caso appunto in cui si verifica una fuoriuscita, cioè una lussazione di spalla, si verifica la fuoriuscita della testa omerale, che è l'osso del braccio, dalla cavità glenoidea della scapola. Nella maggior parte dei casi queste lussazioni sono anteriori e in rarissimi casi, circa il 5%, sono posteriori. Cioè la spalla me la vedo andare in avanti? La spalla, diciamo così, nella maggior parte dei casi si vede che va in avanti rispetto all'asse diciamo così, del corpo umano, e il 5% più o meno, il 5% dei casi invece va verso la parte posteriore. Lei ci ha detto, no, che è molto frequente proprio perché la spalla è l'articolazione più mobile del nostro corpo. Sì, sì, è molto, siccome, come ho detto, è un'articolazione estremamente mobile, è più predisposta a subire questo tipo di patologia. Un'altra cosa importante è che dopo una lussazione di spalla è necessario in breve tempo, ridurre la lussazione, cioè far sì che i capi articolari che non sono più in asse ritornino nella loro sede naturale. Come consiglio, diciamo così, appunto, perché può succedere anche a tutti noi, no? In un'attività, oppure anche in un trauma, un'attività sportiva, oppure in un trauma, diciamo così, violento, allora cosa succede? Cosa si deve consigliare? Che non, ovviamente si vede il soggetto che ha molto dolore e che non riesce più a muovere l'atto. Non bisogna cercare subito di riposizionarlo con delle manovre brusche, eccetera. Ma il consiglio è di portarlo in un centro pronto soccorso vicino, dove devono essere fatte delle manovre specifiche per riportare i capi articolari nella sede naturale. E oltre a questo, cioè molto, a volte, spesso, soprattutto nei soggetti molto muscolosi, grossi, eccetera, queste manovre devono essere, diciamo così, aiutate da un supporto anestesiologico, perché sennò diventa molto difficile riportare, appunto, ridurre la lussazione. Allora, quindi il primo consiglio che diamo è: non fate niente, portate immediatamente la persona da personale specializzato, e quindi in ospedale, al pronto soccorso. Sì, sì, esatto. Perché queste riduzioni violente, così magari in maniera non corretta, possono poi provocare dei danni alle strutture vicine all'articolazione. Le giro subito una domanda che ci è arrivata da Sabrina da Cuneo, che ci chiede, la domanda a me sembra abbastanza curiosa, però in medicina sappiamo che poi i casi sono tanti di più. Se può succedere, messaggio molto lungo, di avere una lussazione senza però fisicamente vederla? Sì, esatto. Allora, qui siamo una domanda molto interessante. Allora, ci sono due tipi di lussazioni, c'è una lussazione cosiddetta traumatica, che si verifica dopo un trauma importante, ok? Ci sono poi dei soggetti che, nonostante, oltre al fatto che c'è una predisposizione della sede dell'articolazione, cioè come abbiamo detto la spalla è un'articolazione molto mobile, quindi è soggetta più di altre articolazioni alla lussazione, quindi alla perdita dei rapporti dei capi articolari. Però ci sono dei soggetti che costituzionalmente hanno le strutture capsulo-legamentose più elastiche rispetto alla norma, soprattutto a livello proprio dell'articolazione della spalla, per cui hanno delle escursioni articolari che sono oltre la norma, fisiologicamente. Questi soggetti ovviamente possono subire delle, diciamo così, lussazioni o sublussazioni senza un trauma importante, ma con un movimento anche diciamo così un po' più veloce del braccio, ma senza un trauma violento.
E in questo caso ci sono queste, a volte spesso queste sublussazioni che vanno e vengono ripetutamente senza che il soggetto abbia bisogno poi di riduzioni, diciamo così, ad altri soggetti, ma se la riduce da solo la spalla. Interessante. E c'è Christian che ci chiede se è vero che dopo una prima lussazione alla spalla questa resta predisposta ad altre e quindi ci si può lussare più volte. Esatto, allora, diciamo così, è opportuno chiarire una cosa importante. Allora, dopo una lussazione post-traumatica, e quindi diciamo così, dopo la perdita di rapporti articolari tra i due capi articolari, si verificano sempre delle rotture legamentose, ok? Queste rotture non riparano, quindi l'uso del tutore, perché dopo una riduzione si deve mettere una specie di tutore di posizione, lo si tiene di solito diciamo così 15-20 giorni. Questo tutore non è assolutamente curativo, anzi io consiglio spesso di levarlo anche prima, perché appena è passato il dolore, l'infiammazione legata al trauma e tutto quanto, si può anche levare prima, perché l'utilizzo del tutore, come ho detto, è importantissimo, questo non fa riparare queste rotture rimangono, e quindi quando si fa un altro movimento, ovviamente se la testa omerale trova quel varco, il varco esce con più facilità e continua poi a uscire. Ci sono dei soggetti che arrivano praticamente all'attenzione dello specialista che hanno già avuto 10, 15 o anche più lussazioni. E quando si arriva in questi casi, la spalla non esce più dopo un movimento, in seguito a un trauma importante, ma esce in maniera molto più facile, nel senso che ci sono soggetti che a cui la spalla esce durante il sonno, oppure no, ma veramente, no, è terribile, è terribile. No, che già lei racconta questa spalla che esce, a me vengono tutti i brividi del caso, no? lungo la schiena. L'altra cosa importante da dire è che purtroppo quando poi la spalla viene ridotta, cioè ritorna in sede, si ritorna ad avere una vita normale, quindi il soggetto magari se ne dimentica pure dopo un po' che ha avuto questo problema, poi dopo fa un movimento brusco un altro e gli riesce, e quindi il consiglio è di andare a riparare queste rotture legamentose quanto prima, perché se no uno si tiene così ed è soggetto poi a questa situazione. E qui c'è interessante un messaggio, immagino di una madre o di un padre, perché dice: mia figlia, 16 anni, si è lussata la spalla giocando a tennis. Il medico le ha dato 3 mesi per completo recupero. Possibile così tanto per una lussazione? Ma guardi, se appunto qui siamo entrando in un diciamo così campo anche diciamo così molto specifico e interessante. Quando la spalla esce nei ragazzi così giovani, esce appunto magari con facilità, siamo di fronte a questa diciamo a questa parte di soggetti che hanno una predisposizione ancora maggiore, perché hanno una iperlassità costituzionale delle strutture capsulo-legamentose delle articolazioni. Per cui ci sono due alternative. La prima è quello che probabilmente ha detto questa ragazza, di cercare di fare una deduzione fisioterapica muscolare per potenziare i muscoli che stanno intorno all'articolazione, per far sì che possano sopperire a questa deficienza della funzione capsulo-legamentosa, che però molto spesso a volte non danno dei risultati positivi, perché i muscoli sono una cosa, i legamenti sono un'altra, e quindi se un legamento è quello la causa del problema, bisogna agire sul legamento, non su qualche cosa che poi può agire indirettamente. Dopodiché ovviamente il tempo di cura fisioterapica e di ginnastica muscolare è un tempo molto lungo, perché questi muscoli devono essere esercitati in maniera specifica e devono essere potenziati, e ci vuole del tempo per farli, diciamo così, per creare un pacchetto muscolare che si possa opporre poi a questa situazione. Però spesso queste terapie non vanno a buon fine in maniera definitiva.
Chiaro. Allora, se volete anche voi porre una domanda al professor Maiotti, lo sapete, o ci scrivete tramite app che è gratuita, l'app di Inblu, oppure scrivete al 347 23 94 152 l'SMS, oppure chiamate 800 366 760. Professore Luca da Treviso ci chiede se una lussazione può causare una periartrite, perché anche qua il messaggio è veramente molto molto lungo, però ci dice che dopo una brutta lussazione ha sempre avuto dolore, gli è stata diagnosticata una periartrite. Prima della lussazione questi tipi di dolori e di problemi non li aveva mai avuti. Allora, ma è molto raro perché la cosiddetta periartrite, che poi diciamo così, un quadro patologico tra virgolette errato, ma in Sì, realtà un po'. quando si parla di periartrite si parla di usura o rottura di alcuni tendini che si chiamano tendini della cuffia rotatori che non c'entrano direttamente con le lesioni legamentose dovute a una lussazione di spalla. Però quando la lussazione c'è stato un trauma molto violento e la lussazione magari la dislocazione è stata importante, può succedere che oltre alle lesioni legamentose si possa essere associata anche una distrazione dei tendini da cuffia rotatori o addirittura una lesione. Io ho parlato con una ragazza giovane che è una campionessa Eh di sì? judo italiana che Ah. ha avuto in una lussazione ha avuto una lesione del tendine da cuffia rotatori, quindi una periartrite, però poi c'aveva anche un problema capsulegamentoso costituzionale, quindi la causa principale era sui legamenti che poi avevano fatto sì che c'era questa lussazione molto violenta perché, mentre faceva appunto attività agonistica e questo aveva poi determinato in maniera indiretta una lesione dei tendini da cuffia Chiaro. rotatori. Allora, professore, lei ha sviluppato, dicevamo, una tecnica innovativa, no? Per trattare la lussazione della spalla per via artroscopica. Io le chiedo, nel modo più semplice possibile, di spiegarci che cos'è e poi se può andare bene per tutti questo tipo di approccio. Ok, allora innanzitutto mi preme dire che bisogna innanzitutto fare una diagnosi. Quando esce la Giusto. spalla bisogna ovviamente visitare attentamente il paziente, chiedere come è successa la lussazione, quando è successa per la prima volta e quindi già dare un quadro di un certo tipo di paziente, quindi dividere se il paziente è un paziente che è costituzionalmente predisposto alla lussazione, perché è un paziente che ha questa iperelasticità dei tessuti, soprattutto Sì. sono ragazzi giovani, dai 15 ai 24 anni, più o meno giù di lì. Dopodiché fare ovviamente un esame accurato, clinico, che ci consente di capire se quella spalla è una spalla, diciamo così, costituzionalmente predisposta, quindi iperlassa, e ovviamente il problema è bilaterale, non è che perché se c'è un'iperelasticità c'è sia nella spalla che è uscita sia in quell'altra, quindi si va a Ok. visitare la spalla magari sana e quindi si fanno delle manovre per vedere se c'è una costituzionalità e quindi una iperlassità. Dopodiché si deve fare una risonanza magnetica. Io consiglio sempre di fare una risonanza magnetica con del liquido intraarticolare, perché una risonanza magnetica, diciamo così, a secco, può non evidenziare bene determinate Chiaro, lesioni. bene. E quindi, perché le faccio un esempio, io faccio sempre un esempio, se lei ha un buco in un palloncino, per capire dove sta il buco ci mette l'acqua, giusto? Semplice, sì. Quindi quando, è la stessa cosa, la cavità articolare è come se fosse un palloncino. Se io inserisco tramite un piccolo ago, e questo lo fa benissimo il radiologo, un po' di liquido, questo liquido praticamente ci andrà a verniciare la sede delle lesioni molto più facilmente che una risonanza normale. Chiarissimo. E poi abbiamo 2 minuti, Dopodiché, professore, prego. interventi quali sono? Allora, una volta visto il danno, se vediamo che queste strutture, diciamo così, si vede che questi tessuti non sono molto danneggiati e questo ovviamente innanzitutto si deve procedere a fare un intervento chirurgico, perché se i tessuti sono rotti devono essere riparati, quindi non c'è fisioterapia o altre cure che tengano, come ho Bene. detto prima.
E la riparazione, in gran parte dei casi, può essere fatta per via artroscopica, cioè senza aprire l'articolazione, con un'anestesia locale e con, diciamo così, un tempo chirurgico anche relativamente breve, fatto da mani esperte. Una volta che si è dentro l'articolazione, si fa un'ispezione accurata dell'articolazione, e se si verifica, questo già lo possiamo vedere con la risonanza magnetica, ma se poi abbiamo una conferma da un punto di vista artroscopico, si procede a riparare i legamenti rotti, se sono in buono stato. Se questi legamenti o sono più allentati o sono rovinati, la riparazione potrebbe non essere sufficiente, soprattutto in soggetti che fanno attività sportiva ad alto rischio, quindi sport di contatto. E allora entra in gioco questo intervento che io ho messo a punto già 8 anni fa, non lo faccio solo io, ma lo fanno altri colleghi, i risultati sono molto incoraggianti. Sempre in artroscopia si prende una parte di un tendine che sta al davanti della spalla e lo si posiziona sopra questi tessuti che abbiamo già riparato, come se fosse una specie di toppa, in modo che si ha una doppia barriera e quindi si crea una cicatrizzazione di rinforzo ai tessuti che, se avessimo riparati singolarmente, non ci avrebbero dato mai una sicurezza una sicurezza di stabilità che avrebbe potuto portare a una recidiva, soprattutto se il soggetto fa uno sport di contatto. Un altro tipo di intervento, invece, secondo professore, deve essere bravissimo perché abbiamo 30 secondi. È un altro intervento che deve essere preso in considerazione, però in ultima spiaggia, è un intervento a cielo aperto che consente di fare dei trapianti ossei sulla glene e tutto quanto, ma se non viene eseguito con attenzione e correttamente potrebbe dare dei grattacapi.